un'altra volta per condividere queste riflessioni sulle costituzioni dei chierici regolari teatini, il nostro istituto religioso di vita consacrata, istituto che ci presenta nella storia come istituto di vita consacrata religiosa uno spirito, una finalità, una indole, una natura che si riferiscono fondamentalmente a ciò che è stato sviluppato, coltivato dal seme seminato nella Chiesa attraverso la consacrazione e l'azione di Gian Pietro Carafa, San Gaetano Tiene, Bonifacio dei Coli, Paolo Consiglieri. Perciò quando noi parliamo dei chierici regolari teatini ci rifacciamo ad un patrimonio, questo patrimonio che le nostre costituzioni custodiscono, proteggono. Perciò non dobbiamo mai dimenticare, dalla prospettiva della legge, la funzione eminente, propria, che hanno le costituzioni. Quello spirito che noi cercavamo di rintracciare dietro quella frase di Carafa a Gian Matteo Giverti il 1° gennaio 1533: non vogliamo essere altro che chierici, vivendo secondo i sacri canoni, in comuni e decomuni, sotto i tre voti religiosi, certo. E allora questo spirito, se vogliamo contemplarlo, se ci vogliamo affacciare alla realtà che schiude davanti ai nostri occhi, dobbiamo prendere spunto di ciò che viene riferito nelle Costituzioni. Perciò dicevamo nell'ultima occasione che abbiamo potuto condividere che le Costituzioni anche hanno un processo di evoluzione e tutto si risolve in quello che si esprime appunto nell'attuale proemio all'articolo secondo, infine, dove ci si suggerisce che queste Costituzioni sono state promulgate affinché ognuno di noi sappia che cosa deve fare e che cosa deve evitare. Così si custodisce il nostro patrimonio, così si porta avanti lo spirito teatino nella storia, nel tempo, e anche si gettano le fondamenta per ricostruire in ogni circostanza, in ogni epoca, quello che in noi può essere stato sgretolato. Le Costituzioni così sono una garanzia per non perdere la strada, per ritrovarci sempre sul posto adeguato, sul sentiero che ci porta a Gesù Cristo, al suo amore e a realizzare il fine, la finalità, l'oggetto, lo scopo per cui ci siamo radunati nel suo nome e ci siamo consacrati a Dio mediante la nostra professione religiosa e, nel caso dei sacerdoti teatini, pure mediante il sacramento dell'ordine sacro. Perciò non dobbiamo dimenticare la gerarchia di norme, di leggi che accompagnano il nostro cammino lungo la storia e che ci consentono di riprendere dal nostro tesoro quello che dall'antico e dal nuovo oggi dobbiamo applicare. Dunque, sottolineiamo sempre le Costituzioni, codice fondamentale e proprio
del nostro istituto di vita consacrata religiosa, come d'altronde da ogni istituto di vita consacrata. Ma certo, oltre a quello che avevamo già parlato riguardo a questo ordine giuridico teatino, non dobbiamo dimenticare altri strumenti normativi che ci aiutano a custodire il nostro patrimonio in un chiaro assemblaggio con le Costituzioni. Per esempio, se le Costituzioni sono il codice fondamentale e proprio del nostro istituto religioso, in modo accessorio alle Costituzioni ci sono altri codici che alle volte prendono il nome di regolamenti. E qui abbiamo un chiaro documento, come il caso della famosa Ratio Institutionis et Studiorum Clericorum Regularum, vulgo Teatinorum. La ratio così esprime ciò che è il fondamento della formazione e della guida degli studi dei teatini. Ratio Institutionis et Studiorum Clericorum Regularium. Ciò che ci consente di contemplare pure le radici della nostra formazione teatina. Perciò la ratio è un direttorio, è un codice accessorio che esprime più dettagliatamente quello che sulla formazione dicono già le Costituzioni. Insieme alla ratio possiamo trovare come altri direttori, cioè regolamenti, codici, accessori, il rituale della professione religiosa teatina che ci guida nel modo di portare avanti quello che ha a che fare con questa dinamica e dimensione propria della nostra consacrazione. Sapere come dobbiamo fare la missione al noviziato, la prima professione, la professione solenne, la rinnovazione della professione. Tutto quello dobbiamo prendere in considerazione in funzione di quello che ci indicano questi direttori. Fondamentalmente, nel caso della professione religiosa, ciò che viene espresso dal rituale della professione teatina. Costituzioni, direttori, ratio, rituale, e poi abbiamo, come dicevamo già, tutto quello che procede dai capitoli generali, dai capitoli provinciali, dal capitolo provinciale, dal preposito provinciale e anche nel piccolo quotidiano, ciò che determinano dentro delle loro competenze i prepositi locali e i capitoli locali. Però il nostro quadro normativo non resterebbe completo se dimentichiamo una parte che anche interessa non già strettamente, formalmente la legge, ma al diritto, come l'ordine sociale giusto che guida la nostra vita teatina, e sono le sane tradizioni, le usanze, quello che anche viene raccolto nei nostri documenti propri, siano fondazionali, siano le lettere dei nostri fondatori, dei primi teatini, anche quello si costituisce in una sorgente che può nutrire, alimentare la nostra vita giuridica e ci aiuta a capire da una parte e a mettere in pratica dall'altra parte
ciò che è contenuto nelle Costituzioni. E allora, se noi pensiamo alle Costituzioni, non dobbiamo dimenticarci, prima di tutto, di quelle che sono le prime Costituzioni che abbiamo avuto formalmente in mano, quelle Costituzioni del 1604. Come erano composte quelle Costituzioni? Da dove cominciavano a parlarci? Beh, come sempre, ogni Costituzione ha un proemio. Che cosa è un proemio? È quella presentazione, quel passo previo, iniziale, per aprirci a tutto l'edificio giuridico in cui poi troveremo i diversi istituti che guidano, orientano la nostra vita. Dunque, il proemio è una sintesi che ci dà il traguardo, l'angolatura giusta per capire da dove veniamo, qual è il nostro scopo e quali sono le considerazioni che non possiamo dimenticare in genere all'ora di leggere e applicare le Costituzioni, cioè hanno a che fare pure con le norme generali che guidano la nostra vita. Perciò, se guardiamo nella copia che possiamo avere a mano delle nostre Costituzioni, vedremo che il proemio si compone di due capitoli. Il primo ci dice scopo e natura dell'ordine e il secondo, appunto, ce ne parla riguardo l'osservanza delle nostre leggi. E il proemio attuale, questo proemio in due parti è quello del 1994, non quello del 1604, questo proemio attuale ha 6 articoli, 2 capitoli, 6 articoli. Il proemio del 1604 era un testo molto più schietto e ridotto. Basicamente dichiara quali sono i principi fondamentali, i principi formali che fondamentano la nostra vita, e che questo inizio, le prime righe del proemio del 1604, oggi le possiamo trovare nell'articolo secondo delle nostre Costituzioni. Dunque, quel proemio del 1604 viene incorporato, incluso nel proemio odierno. Si trova tra l'articolo secondo e gli altri articoli che ne parleranno sull'osservanza delle nostre leggi. Però basicamente quelle prime righe del 1604 ci dicevano: quam nos religiose vivendi rationem ex apostolorum actis exerptam Clementis VII aliorumque firmatam servavimus. Ciò che vuol dire: questo stile di vita, tratto dalla forma di vita degli Apostoli, come è scritto negli Atti, confermato da Clemente VII e da altri sommi pontefici, assimilato dagli usi e dalla tradizione dei nostri padri, conservato fino ad oggi dai nostri nelle Costituzioni, è sembrato conveniente revisionarlo accuratamente, eccetera. Questo stile di vita, tratto dalla forma di vita degli Apostoli, come è scritto negli Atti, confermato in primis, in primo posto, da Clemente VII e, come dice, e altri sommi pontefici,
conservato fino ad oggi, ci dice il proemio del 1604 che noi siamo disposti ad osservare. Qui invece nel 1994 ci dirà che a noi ci è sembrato conveniente revisionarlo accuratamente in ottemperanza alle ultime disposizioni della sede apostolica, perché ogni religioso teatino sappia ciò che deve fare o non deve fare. E quello che noi dobbiamo fare adesso è lasciarvi riposare, dunque ci vediamo nel prossimo video. Grazie e buon proseguimento. Thank you.